Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Superstar Saga. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata qui nel Tempio delle Battute e beh, è stato un percorso abbastanza lungo, devo dire, ma alla fine ci ha portato a qualche sorpresa. Attiviamo questo bottone. Oh, ma guarda un po', ovviamente sono a tempo, vai. Ovviamente. Ecco fatto, ce l'abbiamo fatta alla fine. Ed eccoci qua, nella stanza di Jojora. Benvenuti. Siete i primi a salire fin qui. Bravi, davvero bravi, meritate una ricompensa. Ma non rimanete lì impalati, prego, sedetevi. Ah, comodo, è un po' sospetto. Oggi voglio invitare alcuni amici, brava gente. Chi volete invitare? Ghignina, Tiriterina, Crepapellina e Sorrisina. Tiriterina perché è quella più difficile da ottenere. Ah, ma allora siete degli intenditori. Tiriterina? Facciamo delle presentazioni. Ciao, sono Tiriterina. Oggi avete finito con il lavoro, allora riposatevi un po'. Sistemiamo per bene questi due signori. Occhi tocchi. Allora, il metodo più facile per vincere questa battaglia è soffermarsi subito sull'amica di Jojora, ma voglio occuparmi prima di lei per ottenere sempre i punti doppi. Però aspetta, devo rifare il salvataggio. Devo rifarlo per un semplice motivo. Rieccoci di nuovo qua. Volevo cambiare il portavarizia con il Game Boy Horror e pensavo di togliere il bonus esperienza per ottenere più soldi. Che parentesi, potevo lasciarlo già a Luigi, però va bene. Sì, anche perché sono abbastanza sicuro che probabilmente verremo colpiti in questa battaglia, quindi tanto vale prendersi soldi e oggetti. Occhi tocchi. Allora, come vi dicevo, vorrei puntare principalmente a uccidere lei prima per ottenere appunto i suddetti punti esperienza doppi. Il punto è, non mi ricordo quanta vita abbia Jojora, quindi cerchiamo di farla bene. Il punto è che a quanto pare non è così che funziona la battaglia. Penso che dobbiamo concentrarci solo sulla sua amica. Via con sta bacchetta. Ah, non si fa così. Vai via. No, mi ha preso. Vabbè, mi ha fatto uno di danno. Ci sta. Va bene, allora, fratelli tuono. Uno, due, tre. Ok, l'abbiamo curata. Non va bene. Speravo almeno di abbassarle la difesa. Però almeno il fuoco funziona. Almeno quello. Chissà se riusciamo a farla evolvere sta mossa. Non ci credo. No, dai, ti prego. Cosa state facendo alla mia amica? Come osate? Birbanti, birbanti, cattivi, vi odio! Slitta cuore. Allora, arrivato a questo punto. Ma oggi abbiamo chiuso, 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 chiuso! Stupidi! Arrivato a questo punto, potrei anche tentare di rifare la battaglia e prenderci anche il doppio dei punti esperienza. Ma va bene così. Va bene così, lo accetto per come è andata. Slitta cuore, martello PV, ripristina PV con un attacco martello singolo. Non è un grande premio. Ho dato giusto un'occhiata alla wiki per vedere se ottenevamo qualcos'altro di diverso e no. Otteniamo solo questa roba qua. Va bene, anello bonus e Game Boy SP Horror. Va bene così per ora. 5200 monete direi che è più che abbastanza. Allora Mario, fuoco, uno. Ammetto che è stato un combattimento veramente brevissimo e non me lo aspettavo. Non me lo aspettavo per nulla. Ah, ecco
robi qua disgustevoli! Restituitemi immediatamente il fagiolo stella, orrendevoli! Mettetelo in cima a questo piedistallo, veloci! Luigi, tocca andare a te perché è chiusa! Allora, qua non c'era nulla, mi sembra ci fosse un bottone. Qua non c'è nulla. Ecco fatto, becca. Metti il fagiolo stella qui sopra. Puff. Ho scoperto il nostro patetico imbroglio. Questo è il fagiolo finto. Voglio quello vero. Io devo capire come cacchio funziona quel casco. Comunque assorbe le voci, l'essenza, i fagioli magici. Orrendevoli idioti. Mario! Tra l'altro, ok, la valigia posso aprire, non ci avevo provato. Facciamo un salvataggio veloce. Reception, Dio mio. Vediamo, come apriamo? Dobbiamo probabilmente andare da questa parte. Ecco il bottone. Mario, è successo un casino. Hanno scoperto il piano. Mi hanno rubato la stella. Ci penso io, Luigi. Cosa dobbiamo fare, scusami? Madonna, questo piano però è veramente stupido. Ghigno Bowser, il fagiolo stella è nelle nostre mani, finalmente! Ben fatto! Portare un finto fagiolo stella è stata una mossa davvero prevedibile! Mario! Cosa vuoi? Ti serve qualcosa? Ammetti la tua sconfitta! Cosa? Li vuole principessa? A dei tipi così infiergardi che mi hanno rifilato un fagiolo stella finto, non restituisco la principessa Peach. Chi semina vento raccoglie tempesta, preparatevi per il peggio. C'è qualcosa che è andato storto? Due principesse Peach? Che cosa significa? La principessa Peach che avete rapito non è quella vera. Prevedendo ciò che sarebbe successo, avevo preparato una principessa finta. Siete caduti nella mia trappola. Tra l'altro è ovvio che questa non è la voce della principessa Peach. Non può essere. Beh, Mario, torniamocene a casa. Aspetta. Puff. Aia. Ah, questa brutta imitazione. Prendo la vera principessa. Poraccia. Aiuto. Aiuto. Mario! Peach! Che cacchio è successo? Mario, grazie! Non ho mai dubitato del fatto che mi avresti aiutato. E ovviamente tutto ciò che guadagna Mario questo. Luigi, poraccio. Finalmente abbiamo sia la principessa Peach che il fagiolo stella. Sarò ancora disgustato della principessa Peach finta. Ah, che meschini. E anche voi, principessa Peach, siete una furbetta. A proposito, principessa, perché tenete le mani davanti alla bocca? Nascondete forse qualcosa? Ah! C'è uno scarafaggio dentro di voi. Sanguigno? L'hai visto? Sì. Alla perfezione. Sanguigno? Sì. Vai. Ci avete ingannato! Yo! E bravo Luigi comunque. Vai. Schiaccia B. Ah, è uguale. Che poi parliamone un attimo. Bowser che con la forza delle sue braccia sposta le montagne e non riesce a spostare due merda di scatole. Il sogghigno che vola non potrebbe fare così e passare oltre. No. Va bene così. Ah, c'è qualcosa di nascosto qua su questo posto? No. Thunder. Tra l'altro vi sto dando anche energia alla vostra merdosa nave che dovrebbe cadere a pezzi, quindi ringraziatemi. Un blocco. Cosa ci saranno? Dei tiri fagioli? Sì. Beh, non male, dai. È stato un ottimo premio nascosto. Qui c'è qualcosa?
Oh, quanti ricordi. Qui abbiamo iniziato la nostra avventura. Alla ricerca della voce rubata della principessa Peach, che non è mai stata rubata. Però fa niente, i bei ricordi rimangono. Ce n'è ancora uno? Sì, ce n'è ancora uno. Altri tiri fagioli? La butto lì? Sì, perfetto. Guarda, sono iper soddisfatto dei tiri fagioli. Che poi è impossibile mancarli, nel senso, cioè, vedi le palle elettriche e dici, vabbè, a meno che non stai facendo la speedrun, vai, le fai, prendi i tiri fagioli, no? Tra l'altro, non ho mai cercato di quanto siano le speedrun di questo gioco. Penso anche relativamente poco. Se uno salta tutti i nemici, salta tutte le cose, penso che, bene o male, una decina? No, forse anche di meno? Una decina di ore? Chi lo sa? Quanti tiri fagioli che nascondevano? Li hanno buttati tutti nell'ultima parte. 41 tiri fagioli. Pensa io, stronzo, che sono andate anche a cercarmeli uno per uno, ma ne è valsa la pena. Ne è valsa la pena perché abbiamo ottenuto prima le bibite per potenziarci e anche gli oggetti che ci hanno dato dei bonus. Mica male, mica male. Aver avuto il bonus dei soldi fin dall'inizio e anche quello dell'esperienza sono stati veramente fantastici. Thunder! Tipo uno che fa la che fa la speedrun di questo gioco salterebbe tutti i pannelli i pannelli elettrici. Ah, non c'è due senza tre. Presto, all'inseguimento. No, è meglio andare al regno dei funghi. Regno dei funghi? Bravo Luigi. E il fagiolo stella è al sicuro? Ovviamente. Ma dai, ma perché? Punto d'atterraggio di Luigi. Se tutto va bene, Luigi giungerà qui. Davvero, spero riesca a sfuggire sano e salvo. Eccolo, Luigi. Ehi, forse ce l'ha fatta. Sì, da tutt'altra parte, però va bene. Aiuto! No, ma dai! Ehi, fagiolino! Blink! Ah, atterraggio perfetto! Il fagiolo stella è da questa parte! Bravo! Ah, a proposito, dov'è Luigi? Da quella parte! Sembra sia atterrato sano e salvo laggiù. Aiuto! Le sabbie mobili! Uff. Incredibile, che tipo strambo! Luigi è proprio un mito! Mario, lo affido a te, puoi farcela! Io intanto devo cercare di trasferire il fagiolo stella in un luogo sicuro! Ci rivedremo! Allora ci vediamo dopo! Ah, fasi finali di gioco. Mario, restare qui è dannoso anche per sua nobiltà la principessa. Noi faremo ritorno al castello prima di voi. Occupati di Luigi. Bene, principessa, andiamo. Ciao. Ah, un punto di salvataggio, per favore. Vabbè, proseguiamo intanto. Magari ce n'è uno da questa parte. Esatto, se prima eravamo soli con Luigi, ora siamo soli con Mario. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio, ciao a tutti.